Ah! Oh! No! 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 No, no, no! Ma avete rovinato pure la Pasquetta. Mi avete rovinato pure la Pasquetta. Se a Firenze, o comunque con la Fiorentina, non a Firenze, se con la Fiorentina avevamo ridotto le speranze di giocare per lo scudetto a, al 10%, ora le speranze sono meno dello 0% perché veramente non c'è stato un cazzo un cazzo che oggi mi facesse pensare questa squadra vuole vincere qualcosa niente mi ha fatto pensare questo per un secondo di partita sì c'erano i rigori i falli è quella, quello che volete voi ma noi non costruiamo un gioco che vada ad, a, a vincere le partite non costruiamo un gioco non costruiamo un gioco abbiamo preso il rigore di Lozano l'ha segnato Insigne e da lì in poi dal gol quando dovevamo mettere sotto la Roma non abbiamo fatto più niente ed è una cosa che mi irrita a livelli stratosferici perché avevi preso questa mazzata contro la Fiorentina e dovevi reagire adesso proprio non c'è proprio più partita è finita caputa la stagione è finita fi, fine è andata la stagione, basta, non c'è più niente da fare. Cioè, dè... Già con la Fiorentina dipendeva tutto dai nostri avversari e per fortuna che aveva pareggiato il Milan. Ma adesso, proprio con questa partita qui abbiamo chiuso ogni chance, que abbiamo chiuso tutto, veramente. Orribile, orribile, orribile giocarsi una partita così. L'arbitro ti dà pure 8 minuti di recupero e nonostante ciò. Non sei cavolo di buttare una palla davanti. Anche perché poi Spalletti, quel genio che è. Ha messo in campo Mertens. Porca puttana. Il finale che non ha fatto più niente. Non ce l'ho con Mertens, ovviamente. Eh? Però, Però. Porca puttana. Mi avete rovinato pure la Pasquetta. Io ho capito che volevate tornare a. Via... Che. Ah. Basta. Mi sono il cazzo. Eh, io come ho detto non avevo più speranze. Però adesso era più una questione di, di logica no? una questione di logica almeno vinci, fai il tuo, poi se gli altri perdono, se gli altri perdono, vincono. Colpa degli altri, merito degli altri. Anzi, adesso il Napoli si è tirato proprio fuori. Finita la stagione anticipatamente. Perché sotto non può andare. Ma se gli altri vincono non può neanche andare sopra, quindi bravi, bravi. Avete trovato il modo per prendervi le ferie anticipate, ma io questa me la segno perché... perché sono uno di quelli che se io sono uno di quelli fatto così, che se vede uno che lavora più di me, non dico che cerco di lavorare più di lui, ma cerco di lavorare almeno quanto lui. Ora il Milan e l'Inter. Perdono punti e tutto quello che volete, ma hanno un progetto che io ce lo vedo ad a, a produrre frutti negli anni futuri, quello del Napoli al momento non lo vedo così produttivo. Perché tutti i giocatori forti sono diventati vecchi e tutti i giocatori che erano giovani adesso sono diventati mm, giocatori di media età e non li puoi più vendere come giovani per fare plusvalenza. Quindi io veramente il Napoli non capisco che cazzo vuole andare a fare. Detto ciò, ci vediamo alla prossima. Perché questo video non voglio farlo finire da, di 8 minuti per una squadra di merda. Noi ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale, commentate e lasciate like. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Cazzo.